Bentrovati ad un nuovo appuntamento, sono sempre qua in studio, nello studio della vetrina della Roberta di Castenaso, cartoleria Roberta, pronta per raccontarvi un pochino la nuova storia di oggi. Ma prima vi ricordo gli appuntamenti che sono al martedì e al giovedì mattina alle ore 10:30 e in replica alla sera. Abituate i bambini a leggere, questa è la cosa fondamentale. E non importa leggere cose lunghissime, c'è questo meraviglioso libro dal titolo Non ho paura del buio, sempre edito dalla Sassi Junior, che sfata un pochino quelle che sono le paure dei bambini, perché lo sappiamo, quasi tutti i bimbi hanno paura del buio. E lo fa in modo molto veloce, ma anche molto simpatico, con delle bellissime finestrelle apri e chiudi. Quindi qua dovremo cercare di fare un lavoro un pochino in fino per capire bene le finestrelle. Andiamo, non ho paura del buio. Nella cameretta stavo dormendo, ma qualcosa mi ha svegliato. È forse un fantasma? Vediamo se è un fantasma, eh? No, sono solo i miei vestiti e i giocattoli. Non ho paura di loro. In garage, ho sentito dei rumori provenire dal garage. Che sia un fantasma? Guardate qua. No, è papà! Non ho paura di lui. In giardino, degli occhi minacciosi mi scrutano dalla veranda. Guardate, è un fantasma? No, è la Micia, la gatta. Non ho paura di lei. Per strada, un essere minaccioso mi fissa da un bidone della spazzatura. Che sia un mostro? No, è solo un topo, non mi fa paura. Nel bosco sento dei passi provenire dal folto del bosco. È un fantasma? No, sono un gufo, un riccio e una lepre. Non ho paura di loro. In campeggio, delle ombre scure fluttuano sul prato. Saranno degli spettri? No, sono mamma e papà, non ho paura del buio. Ed eccolo qua, non ho paura del buio. Questo è il libro fatto con delle finestrelle, devo dire che mio figlio lo adora. Finestrelle apri e chiudi, loro si divertono ad aprirle e chiuderle e in più sfata la paura del buio. Al prossimo appuntamento, sempre con le storie in vetrina dalla cartoleria Roberta di Castenaso.